Sono ben 150 i centisti premiati ieri sera al Teatro Eschilo per l'ottimo voto raggiunto all'esame di maturità. Una percentuale altissima, soprattutto se si considera che molti provengono dalla stessa classe e nonostante siano i primi ad essere tornati a fare gli esami in presenza al 100% dopo 2 anni di pandemia e limitazioni. Ma che cosa è cambiato negli esami di maturità? Perché prima raggiungere il 100 e più che mai la lode era un traguardo per pochi eletti e oggi si registrano questi numeri? È diventato più facile svolgere l'esame? Le commissioni si sono ammorbidite dopo 2 anni di DAD e pandemia o il nuovo metodo attuato dal Ministero dell'Istruzione, eliminando la terza prova con il test a risposte multiple e lasciando ai docenti la possibilità di scegliere le tracce per la seconda prova, basandosi sul programma svolto realmente durante l'anno scolastico, ha reso gli studenti più sicuri? Siete stati tantissimi a raggiungere il tanto agognato 100. Sì, sì, solo nella mia classe, con la lode, 2 persone e altri 5 col 100. Ma come mai questo numero così alto che si è registrato quest'anno? Siete stati voi più bravi o sono stati i professori della commissione che sono stati un pochettino più buoni? Devo dire che i voti non sono stati regalati perché comunque ci siamo impegnati dopo 2 anni anche di DAD, quindi non sono stati i più bravi professori perché ci siamo impegnati anche di più, secondo il mio parere, anche se nel mio corso comunque i professori non sono stati abbastanza resti a dare dei bei voti, se erano meritati. La differenza rispetto agli altri anni è che le tracce sono state scelte dai vostri professori in base a quello che avete realmente studiato. Pensi che sia stata migliore questa scelta? Questa sicuramente. Diciamo che da una parte appunto abbiamo avuto un esame nazionale, appunto dall'altra parte la seconda prova ci ha un po' messo a nostro agio. Il fatto di non aver avuto la terza prova è stato un aiuto che vi è stato dato secondo te? Da una parte penso di sì, però c'è sempre da sottolineare che siamo stati svantaggiati dal punto di vista della DAD, quindi abbiamo passato molto tempo in DAD e quindi questo esame un po' non ce lo aspettavamo, tornare in presenza con gli iscritti, quindi con un orale anche diverso dagli altri anni. Proprio perché siete stati i primi a ritornare al 100% a fare l'esame, secondo te i presidenti e la commissione sono stati un po' più buoni? Non lo so questo, a mio parere no, ma sono stati molto obiettivi. Il presidente con cui io ho svolto l'esame è stato molto obiettivo, quindi ha valutato la persona, l'esame scritto e l'esame orale, non è stato di parte, ma anzi assolutamente non è stato molto obiettivo. L'amministrazione ha voluto organizzare un vero e proprio evento in cui il sindaco Lucio Greco, l'assessore Nadia Gnoffo e il consigliere comunale San Mito hanno accolto gli studenti e le famiglie, rivolgendo loro gli auguri per il prossimo futuro e augurando che al termine degli studi questi centisti possano tornare a Gela per mettere a frutto le conoscenze acquisite e portare lustro alla città.